Sasha, 5 anni anche lei. Anche lei 5 anni, nel 2005, questo è dovuto al fatto che la Wish Away nel corso della sua carriera come fattrice ha fatto degli embryotransfert. L'embryotransfert, quindi trasferimento di embrione, da lei come donatrice in una cavalla ricevente, dà la possibilità di fare più prodotti nella stessa annata, cosa che se si ingravidasse lei naturalmente chiaramente non si può fare, perché una cavalla può portare avanti una gravidanza sola all'anno. Quindi il 2005 è stato un anno molto fortunato, perché ne sono nati due. Una è Lian, di cui abbiamo già parlato, l'altra è la femmina, Asha. Sono fratelli pieni, perché sono figli dello stesso stallone, sempre in doctro. E anche la femmina ha delle grosse potenzialità, nel senso che comunque è una cavalla molto molto promettente. Cavalla molto nevrile, che anche lei va veramente presa con molta dolcezza, perché altrimenti forse un pochino più accomodante per il fatto che è femmina e quindi è un pochino più accondiscendente rispetto a un maschio intero come Lian. Però comunque sono due cavalli che insomma mi danno il mio bel da fare. Ecco, con lei che tipo di preparazione ci utilizzate? È lo stesso che uso con gli altri puledri, ma anche con i cavalli adulti, nel senso comunque sempre non fanno mai un lavoro di forza, di costrizione, sempre un lavoro molto molto dolce, o comunque il giorno che lavorano di più poi fanno un giorno nel paddock. Un giorno alla settimana vanno sempre o liberi nel maneggio, o comunque girano la corda, insomma sono un po' viziati poi. A livello caratteriale è un po' più scontrosa con gli altri cavalli, per esempio. Queste sono cose positive però, perché sono sintomi di carattere, e nel cavallo da salto ostacoli un po' di carattere non guasta mai, è segnale di buone potenzialità. È sempre molto seria, devo dire, comunque sono dei cavalli che quando sono in gara sono molto seri, però lei è più nevrile, magari è più tranquilla a casa che in gara. Lei la gara la sente molto, però la sente in maniera positiva. Il mio modo di montare comunque è sempre quello, poi ovviamente magari io cerco un pochino di adattarmi a loro e loro cercano di adattarsi a me, anche perché sono cavalli che ho sempre montato io da quando avevano 3 anni, quindi diciamo che anche se sono giovani li conosco già abbastanza. Fino adesso nei nazionali, nelle gare nazionali riservate ai cavalli di 5 anni sono sempre andati bene, e tra l'altro lei 15 giorni fa più o meno ha vinto la Tappa Unire a Cesena. Someone falls to pieces, sleeping all alone. Someone kills the pain, spinning in the silence. I cavalli da salto ostacoli, in base alle loro potenzialità, bisogna saperli gestire al meglio. Adesso i cavalli stanno facendo gare inerenti alla loro età. Noi abbiamo un allenamento molto tranquillo, perché l'importante è che i cavalli da salto ostacoli vadano a pieno regime, al pieno delle loro potenzialità, tra gli 8 e i 10 anni. Quindi adesso è tutta una sorta di allenamento che fanno, rivolta alle loro categorie, chiaramente fanno i loro concorsi, abbiamo come finalità la finale di un campionato italiano, quindi però li dosiamo molto. Nel futuro spero siano cavalli che possano saltare delle gare importanti, comunque per il momento secondo me devono saltare divertendosi, fino a che hanno 7-8 anni devono divertirsi, devono un po' giocare, diciamo. Someone kills the pain, spinning in the silence, she finally drifts away. Someone gets excited.